È giusto che i club abbiano i conti in ordine, perché essendo delle società per azioni con finalità lucrative, hanno come le società per azioni dei bilanci, e secondo me non c'è nessun mercato e nessuna banca che finanzia un'intrapresa che ha dei bilanci sbagliati. Se voi andate in una banca e dite: voglio costruire un immobile, voglio produrre un film, e gli andate a chiedere un finanziamento, allora la prima cosa che ti chiedono: mi fai vedere i bilanci? E se i bilanci non sono più che in ordine, il finanziamento non lo danno. È chiaro che i primi 2 anni che ero in Serie C non potevo chiudere il bilancio in attivo, però il primo anno di Serie B, pur avendo la necessità di venire subito in Serie A e pur dovendo subire le storture di un sistema, era scoppiata Calciopoli, per cui una Juventus colpevole veniva retrocessa in Serie B, e avevamo la stessa squadra della Serie A, e quasi, non tutta, portiere, grande portiere c'era, mi pare che Del Piero ci fosse, e dall'altro lato un'altra penalizzata per altri problemi, che era il Genova, che avevano messo in Serie C, era risalita in Serie B anche lei, quindi eravamo in 3 per venire in Serie A. Quindi avrei dovuto forse non stare tanto attento ai conti, e invece siamo riusciti a stare attenti ai conti e a venire in Serie A. Dopodiché abbiamo sempre rispettato il fair play finanziario, ma il fair play finanziario secondo me nasce da un po' di confusione della UEFA, perché la UEFA deve decidersi se essere un centro di politica o se invece deve essere un centro per far crescere e vivificare lo sport. Perché per come loro sono abituati a fare le loro elezioni, è soltanto un centro di potere politico. Poi ci fanno, diciamo, una elemosina attraverso l'Europa League e una semi-elemosina attraverso la Champions.